Carmine Cellinese, medico triano e presidente al secondo mandato di ACI Teramo, è stato riconfermato nuovamente anche alla guida dell'ACI Abruzzo. La promozione del suo lavoro alla guida di tutti i club abruzzesi è arrivata nel corso della riunione del comitato regionale, durante la quale al medico triano è stata rinnovata la fiducia per ulteriori 4 anni. Sono orgoglioso che il lavoro di riposizionamento dell'ACI, al centro della vita e dei bisogni delle persone, sia stato riconosciuto dai colleghi, che hanno sentito il bisogno di proseguire nel segno di quanto abbiamo costruito anche in ragione di ciò che c'è da fare. Ci hanno colto di sorpresa nuove sfide, dichiara Cellinese in riferimento all'emergenza Covid, che ci hanno costretto a ripensare i tradizionali concetti di viabilità e che ci inducono a inserirci nel dibattito e nella tendenza sulle nuove forme alternative di mobilità. L'ACI, come sindacato degli automobilisti, ma anche per il ruolo istituzionale che veste, non può non condurre una riflessione ed esserci nei tavoli istituzionali sui quali si discute di questi cambiamenti. Penso ai tracciati ciclopedonali su cui le amministrazioni stanno spingendo, penso al fenomeno della mobilità elettrica su 2 ruote, e penso ai cambiamenti introdotti nel nuovo codice della strada, su cui tutti questi elementi di novità devono integrarsi. Tutto ciò costituisce dunque per me uno stimolo ulteriore a proseguire in quel lavoro di sinergia tra i club, che fin dal primo momento alla guida dell'ACI di Teramo mi ero ripromesso di portare avanti con grande determinazione. Cellinese, infine, durante il comitato regionale, ha posto al centro del dibattito anche un tema che riguarda lo sport e in generale l'automobilismo sportivo. La cultura e lo sport devono tornare a essere avvicinati ai ragazzi porta a porta, così come l'ACI sta già facendo con le campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Intendo dire, spiega Cellinese, che lo sport e l'automobilismo devono tornare alla portata di tutti, come succedeva anni fa quando lo sport era praticato partendo dalla strada, e questo in qualche modo garantiva parità a tutti. Penso che l'ACI abbia il dovere di lavorare per accorciare le distanze tra i giovani e lo sport, e che debba farlo stimolando l'avvicinamento alla cultura delle nostre tradizioni automobilistiche e sportive nelle scuole. Un vero porta a porta di cultura nei luoghi animati dai più giovani.